Mi sono persa qualcosa? I tuoi amici mi hanno appena messo al corrente della tua storia disgustosamente romantica. Grazie tante ad entrambi. Presumo di poter saltare le presentazioni. Lascia che ti aggiorni rapidamente. Jen è la mia nuova migliore amica e Jack sarà d'ora in avanti l'amico molto carino di Joy. Ah, no, lui sarà l'amico gay molto carino di Joy. No, davvero? Molto gay. Non c'è niente da fare per questo? Mi hanno baciato ben due dei migliori esemplari di donna che esistano e se non ha funzionato, allora... Tutte e due avete baciato Jack. Questo non è leale. Allora, andiamo o no? Sì, ma dobbiamo aspettare Audrey. Dobbiamo? In fondo è simpatica. Chi? Lei? Ok, gente, seguitemi. Io non riconosco più, non so più che dirle. Ah, eccola. Ciao, ragazzi. C'è una marmotta in testa. Perché era meglio come mi facevi te i capelli, sempre a sorca di gatto. Allora, non la piate per culo, perché a Gio il parrucchiere Archio io l'ho consigliato io. E si è fatta i capelli per la festa di sabato. A noi non ci ha invitato nessuno, ma ci fate imbucà? Imbucà? Sì. Ma a tutte... a tutte e due? Dai, faccio imbucà a tutte e due che famo strage dei cazzi. Oppure li vuoi tutti per te? Tutti per me, ma mica so così troia. Odide. Jake. Ma che cazzo vuoi? Ma fa lo stronzo che quella non c'è in buca, Sì, io lo faccio devo vedere. Devo pure cambiare borsetta. Perché? Dentro questa è il vibratore incinta. Che magia dice di cazzo. Qual è il verdetto, stagista? È proprio una cavolata, come temevo. Cos'è che non va? Parla di una scimmia. Davvero? Una scimmia? È terribile. Beh, lo farò lo stesso. Perché? La protagonista è Drew Barrymore. Sì, ma fa schifo. Lo sistemerò. Non è poi così difficile. Allora, che vuoi fare da grande? Che domanda. Il regista. Bene. Che fai per diventare? La scuola di cinematografia. La scuola è per le signorine. Che fai seriamente? Io... ho girato un lungometraggio su Ai Brooks. Chi? Era quel regista pulp degli anni 50. È una storia incredibile, può vederlo se vuole. No, grazie. Ok. Senti, quanti anni hai? 18? Sì. Mettiamo il caso che sia brutto. Se acconsentissi a guardarlo e facesse schifo, dovrei cavarmela con una bugia per non farti restare male? E nell'eventualità che invece fosse bello, che cosa dovrei fare? Dovrei essere geloso di un diciottenne che fa film migliori dei miei. Capisci la mia situazione? Siamo pronti, Todd. Benvenuta a Hollywood, Dose. Rotta il cazzo sta astronauta, mannaggia la troia. Te che cazzo volevi? Io ho letto il copione, ma... Ah. Ci ho capito un cazzo. Certo non ci hai capito un cazzo. Stanno soli versi che devi fare quando lo pia il culo. Devi strillare. C'è problema, insomma. Ma no, io c'ho paura. Fammi mica male. La prima volta te brucia, poi... fai sparire sedi con un attimo quando t'avvi. Non voglio. Per culo. Che stai a dire? Che non voglio. Mo me stai a dire che non lo vuoi pigliare il culo? Beh, io sono venuto qui per spaccare le fighette. Beh, ma perché sono stupido, però io ho capito che qua devo stare col culo aperto 28 su 24. Esatto. Ma... qua mi sa che ne hai capito. No. Cioè tu sei venuto ai Banana Studio per fare carriera. E qua la carriera si fa prima col culo. Poi comincerà a fare i bocchini. E forse solo dopo 3-4 anni comincerà a sentire odore della surca.
Quindi le cose funzionano così. Ma che vuoi cambiare la te, arrivato mo? Ma che cazzo, io il regista so io, o stai pronto o te la pinta il culo. Guarda, sta pronto pure l'astronauta. Deciditi, o te metti a pecora o te ne vai a far culo, perché sennò t'ammazzo. Ve voglio vedere ballare. Dai, I want your pussy. Give me your pussy now. Oh, I want to break your ass. Arriva da l'unidone, oh.